proprio l'esercizio stratosferico, le sue combinazioni, ha dimostrato veramente giovane età una grandissima testa. Ecco, qui serviva avere la testa, brava. E proseguiamo con la finale. Leggera imprecisione, arrivata molto arcata per recuperare dopo un giro sulla verticale. Grande tradizione per la Cina, grande scuola alla parallela simmetrica. Bellissimo questo giro 360. Uno Jäger. Caricamento per l'uscita, Sukara. Ha camuffato con il saluto il passetto all'indietro Igor, però anche questo è un esercizio di spessore. Lei aveva ottenuto il quarto punteggio in qualifica, 14.533, ma non credo si possa avvicinare alla Nemur, neanche a Shailis Jones, che anche essa ha eseguito un bel esercizio. Questa finale, la parallela simmetrica, è iniziata veramente bene, soprattutto i primi due esercizi, che probabilmente i primi due esercizi saranno due esercizi che varranno la medaglia, sicuramente la medaglia della Nemur, che a mio avviso ha ottimissime possibilità di vincere una medaglia d'oro. E correggimi Andrea, penso che per l'Algeria potrebbe essere la prima medaglia ridata, la prima medaglia nella storia proprio, quindi le faranno un monumento, giustamente. Comunque sono tutte finali avvincenti perché imprevedibili, e dopo la Wang sarà la volta della canadese Elizabeth Black, che ha partecipato alla finale al volteggio, terminando però lontana dal podio con 13.933. Vi ricordo che al volteggio ci si aspettava Simone Biles, è arrivata Rebecca Andrade, che con due valutazioni perfette ha vinto con 14.75 davanti alla statunitense, 14.549. Va in terza posizione con 14.766, difficoltà di 6,50, esecuzione di 8,266.